Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Il Comune di Trieste intende riaprire il tavolo delle trattative con l'imprenditore Enrico Summer per la copertura della piscina esterna della piscina Bianchi. Meglio realizzarne una definitiva, ha dichiarato l'assessore comunale allo sport Giorgio Rossi, anziché procedere con un pallone provvisorio esteticamente meno accattivante, vista anche la riqualificazione dell'area con la cittadella dello sport lì vicina, prossima a essere realizzata. Sentiamo. Si potrebbe fare una copertura definitiva, che non è che costa tantissimo, che si sposi anche architettonicamente col progetto di Mendini. Lui ha fretta, aveva proposto circa un anno fa di fare Sì. una copertura con un, come si Pallone. chiama, con i palloni. Io ho detto la puoi anche fare, però deve durare un anno, 2 anni, dopo devi sostituirla, non può essere messa. Se tu vai a vedere da dove Summer sta realizzando questo centro sportivo e guardi la piscina Bianchi, è bellissima, ci metti un pallone, sembra di essere in periferia di Monfalcone dove hanno quei palloni, ma lì ci sta, perché siamo in una zona quasi agricole. All'assessore comunale allo sport del Comune di Trieste, Giorgio Rossi, non piace più di tanto l'idea di una copertura provvisoria della piscina esterna della Bianchi con quei cosiddetti palloni che si è soliti vedere nei campi da tennis. Era l'8 luglio dell'anno scorso quando, nel corso di una commissione consiliare, l'imprenditore Enrico Summer, presidente della Pallanuoto Trieste, alla presenza del direttore della Federazione Italiana Nuoto, Franco Del Campo, aveva sottoposto al vaglio dei consiglieri e degli assessori il progetto di copertura provvisoria. In quella data i pareri erano favorevoli, senza però mettere nero su bianco una vera programmazione congiunta. Giorgio Rossi, commentando lo sviluppo che interessa l'area di Via Locchi, con l'imminente partenza del progetto della cittadella dello sport, sponsorizzata in particolar modo proprio da Summer, punta ora a una soluzione definitiva, aprendo la possibilità economica del comune con un'eventuale partnership. Realizzare una copertura sobria, eccetera, essenziale, che copra se c'è pioggia, eccetera, e credo che si possa fare, così come si possa fare anche un impianto di riscaldamento dell'acqua. Quindi guadagnare 3-4 mesi rispetto ai 3 mesi, 4 invernali e a quelli post-autunnali, ci sta. Certamente il più importante dei beneficiari resta Summer, quindi Certo. bisognerebbe parlare con lui e piuttosto che andare a buttare via 3, 4, 100, 500 mila euro per fare questo gommone, va bene, o questo capannone, si potrebbe fare anche lì una partnership pubblico-privato, fare una specie di piccolo project financing. Paio di notizie di cronaca, si sono mobilitati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Trieste per cercare l'arma dell'omicidio di Luca Tisi, il senzatetto di 58 anni ucciso in una galleria di Udine. Si stanno scandagliando rogge e corsi d'acqua nella zona, nella convinzione che l'assassino si sia disfatto del coltello subito dopo aver colpito a morte la vittima. Tisi è stato ucciso con numerose coltellate, quella fatale gli è probabilmente stata inferta alla gola, ma sarà l'autopsia a stabilire la causa del decesso. Un'altra notizia, si chiamava Davis Guida, aveva 32 anni, l'automobilista che ha perso la vita la notte scorsa in un'uscita di strada a Cedarchis, Arta Terme, in provincia di Udine, in Carnia. L'uomo risiedeva poco distante dal luogo dell'incidente in una piccola frazione. Secondo una ricostruzione, l'automobilista ha perso il controllo della propria vettura all'altezza di un costone di roccia contro il quale ha impattato in maniera molto violenta. È morto praticamente all'istante. La vittima è rimasta prigioniera all'interno dell'abitacolo e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarla. Per i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso in supporto, non c'è stato però nulla da fare e hanno potuto soltanto constatare il decesso. Noi ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale per l'aggiornamento di questa mattinata e le eventuali appuntamenti in agenda per oggi, ricordando che c'è la partita della Triestina alle 14:30. La linea all'ispettore capo Luisa Mastracchio, buongiorno. Buongiorno a lei telespettatori, sì, infatti ricordo l'incontro di calcio della Triestina, oggi con inizio alle ore 14:30, soliti divieti sulla via dei Macelli e il piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Inoltre alle 18:30 l'incontro con la Pallacanestro Trieste presso l'Allianz Dom, anche là 18:30 inizio. E ancora una cosa, gli Orti Tergestini, la manifestazione che oggi si avvia alla conclusione in data odierna, con divieti di sosta presso la via Weiss, la via Bottacini e la via Valerio.
quindi attenzione, mi raccomando, anche là, perché ci sono dei divieti di sosta che interessano la zona del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico. Altre cose non avrei da segnalarle, la mattinata è stata comunque vivace, ma non ho altre cose da dirle, ecco, le restituirei la linea. Vivace, ma spero non impegnativa in termini, diciamo, gravi, ecco. No, no, assolutamente no, non gravi, ma molto impegnativa, comunque nonostante la giornata festiva, insomma, diciamo. Bene. Buon lavoro, buona giornata. Salve, grazie, altrettanto lei. Salve. Grazie. Archiviati i giorni di Pasqua con un altro boom di visitatori, Miramare prosegue le proprie attività. La mostra sulla botanica è un esempio di come si possa e si debba coniugare lo studio e la ricerca a un'esposizione laddove alcune iniziative travalicano i confini. Sentiamo. C'è stato un boom nel periodo pasquale, abbiamo avuto solo nel fine settimana più di 22.000 visitatori, che sono tantissimi nel parco, quindi, e anche il museo è salito veramente nella graduatoria dei musei più affollati durante le feste. E più che soddisfatta Andreina Contessa, ancora una volta le festività pasquali decretano Miramare quale regina delle località turistiche regionali di qualità. Anche grazie, lo dicono tutti, alla cura ricostituente iniziata sotto la sua gestione, a partire dal risanamento del parco, proseguita con una serie di mostre allestite all'interno del castello, dove ora ben figura quella dedicata alla botanica, in piena sintonia, fra l'altro, con una delle passioni di Massimiliano d'Asburgo. La mostra di Ars Botanica mette in scena di fatto una parte di questo enorme studio, di questo enorme lavoro che c'è dietro a tutto quello che stiamo facendo per il parco. E quando si intraprende un lavoro così importante di restauro bisogna essere sicuri di fare la cosa giusta, e la cosa giusta deve essere anche storicamente, come dire, fondata. C'è dell'altro. Da tempo Miramare si rivolge anche ai più piccoli con una serie di iniziative particolari ad essi dedicate, iniziative che stanno suscitando notevole interesse non soltanto a Trieste. Quello che è interessante è che c'è una domanda anche da fuori regione, nel senso che comincia già a spargersi la voce di attività interessanti, formative e belle, e che quindi sono interessanti anche per chi viene da fuori. I residenti di Viale Miramare si sono mossi in protesta contro il disboscamento di una parte dell'area verde nella zona a monte nei pressi del Molo G. Il taglio degli alberi farà posto a nuove edificazioni progettate già da molto tempo. In Viale Miramare verranno costruiti nuovi edifici distruggendo il bosco, e la lamentela che alcuni residenti stanno ribadendo in questi giorni rispetto a nuove edificazioni a Barcola. Non c'è solo la cabinovia, dunque, a creare fazioni opposte e malumori quando si parla di alberi, ambiente e più in generale di paesaggio nell'area barcolana e riguardo l'infrastruttura finanziata dal PNRR nel bosco Bovedo. Già dal 2016 è in piedi una procedura di nuova edificazione in Viale Miramare attorno ai civici 280-290, area dove è presente una nota catena di ristorazione, dove alcuni privati con diritto acquisito hanno avviato la costruzione di nuove palazzine. Inizialmente i residenti delle aree limitrofe avevano provato ad arginare la spinta a cementificare quel bosco che andrà a discapito della folta vegetazione presente in loco, ma è notizia di qualche settimana che la procedura, che nel tempo ha ottenuto tutte le autorizzazioni del caso, quindi sotto il profilo formale nulla da eccepire, ha incominciato a disboscare la zona con tanto di malumore dei contrari. Il consiglio comunale a suo tempo aveva visto l'impegno di alcuni consiglieri nel tentativo di limitare il prolificare di strutture in un'area già fragile, ottenendo parziali contropartite come alcuni posti auto in più fruibili liberamente, la sistemazione di un sentiero di passaggio e una o due palazzine in meno rispetto al piano originario. Ci sarà anche la compensazione con quanto rimosso in termini di alberature, ma il coro dei contrari lamenta che la rimozione di alberi secolari non potrà essere risarcita con giovani fusti che poco avranno a che fare con la dignità di quei terreni. La possibilità di costruire in quel sito però risulta conforme al piano regolatore, con un intervento in zona residenziale C, previa integrazione e modifiche apportate secondo le indicazioni degli enti pubblici preposti. Oggi la zona verde di circa 4.000 metri quadrati interessata al progetto risulta abbandonata e appare, si legge nella relazione sulla vegetazione allargata al PAC, in una condizione critica causa la presenza di specie rustiche e aggressive che si stanno affermando progressivamente. Al di fuori delle formalità, dunque, da parte dei cittadini che si oppongono alla cementificazione, resta il malcontento su valori naturalistici, paesaggistici e per molti anche emotivi nel voler conservare aree verdi come quella, guardando con preoccupazione un effetto domino che nel tempo potrà portare ulteriori perdite di polmoni naturali nell'area barcolana.
Recruiting Day martedì a Monfalcone per Fincantieri ed altre realtà del territorio. Appuntamento in municipio. Il sindaco Cisint dice: così si crea la dignità del lavoro. Sentiamo. L'ingente carico di lavoro acquisito da Fincantieri rende necessario un inserimento più o meno immediato di oltre 500 nuovi profili da assumere in Friuli Venezia Giulia. Pertanto, di concerto con la Regione e il Comune di Monfalcone, è stato indetto un Recruiting Day che si terrà martedì 18 aprile in municipio. Sono arrivati alla Regione veramente dei numeri importanti di adesioni con dei curricula e noi saremo qui a sottolineare l'aspetto di quanto sia fondamentale il lavoro. Il lavoro è dignità e per questo deve avere delle caratteristiche tali. Oltre a Fincantieri vi prenderanno parte le società del gruppo Marine Interiors e Centro Servizi Navali e 30 aziende dell'indotto, attualmente alla ricerca di personale per le sedi di Ronchi dei Legionari, San Giorgio di Nogaro, Trieste e appunto Monfalcone. Noi siamo quelli della lotta al subappalto, l'ho sempre detto con molta chiarezza, noi siamo quelli del valore del lavoro sicuro, abbiamo già dato in questa città, ma di un lavoro anche di professionalità. È per questo che riteniamo che sia arrivato il momento, sempre in maniera più netta, di dare vantaggio, lavoro alle persone del territorio, di fare la formazione. Secondo il sindaco di Monfalcone, il sistema del Recruiting Day, iniziato nel 2019, soprattutto per il tessuto economico e sociale della città dei cantieri, è l'unico in grado di garantire un lavoro di qualità e le migliori prospettive di vita per chi abbia intenzione di mettersi sul mercato approfittando di una serie di realtà in espansione. Monfalcone non può più accogliere ulteriori arrivi da fuori. Certo che è un'immigrazione regolare, ma non va bene che persone con lavoro comunque precario, di tempi determinati spesso, continuino ad arrivare con la frequenza che ormai per noi è arrivata al limite. In questo caso il lavoro che non deve creare, la modalità, il sistema di produzione che non deve più creare dumping giuridico e salariale, deve essere orientato a una valorizzazione di professionalità, una crescita dal punto di vista delle competenze. Questo è un valore per l'azienda e diventa un valore anche per la città. Sicuramente è una necessità per i lavoratori. Un'altra notizia, il servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato che la percentuale di affluenza rilevata alle ore 12 per il turno di ballottaggio nel comune di Udine, ballottaggio che vede da una parte il sindaco uscente Pietro Fontanini del centrodestra e dall'altra Alberto Felice De Toni della coalizione di centrosinistra, ebbene la percentuale si è attestata al 12% alle ore 12, pari a 9.636 votanti su 80.650. elettori. Andiamo ora alla pagina meteo per vedere la situazione generale. Una depressione posizionata sul Mar Ionio farà fluire sulle regioni correnti da est prevalentemente umide in quota e da nord-est secche nei bassi strati. Per la giornata di oggi, domenica 16 aprile, al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in seguito progressivo aumento della nuvolosità, specie sulla fascia orientale. Soffierà vento da nord-est moderato in pianura e sulla zona lagunare. Bora con raffiche anche sostenute a Trieste. Vento da nord-est sostenuto in quota, specie su Alpi e Prealpi Giulie, con temperature minime fra i 7 e i 9 gradi, le massime dai 14 toccano i 17 gradi centigradi. Per domani invece, lunedì 17 aprile, cielo da variabile a nuvoloso, sulla costa soffierà bora in genere moderata con raffiche anche sostenute sul Carso e a Trieste, in quota vento da nord-est da moderato a sostenuto, in particolare sulle Alpi e le Prealpi Giulie. Temperature in aumento, soprattutto le massime in pianura, che arriveranno fino ai 21 gradi. È tutto per questa nostra edizione del telegiornale. Per tutte le altre notizie, gli approfondimenti, anche il risultato della Triestina che oggi scende in campo al Rocco contro il San Giuliano nell'edizione delle 19.30. Più tardi.